America fatta a maglie, la donna che accusa Trump di molestie? L'anno scorso lo implorava di visitare il suo ristorante, e gli scrisse offesa per non averle risposto. Secondo il fratello, è una fan del presidente facilmente condizionabile, gira voce che avrebbe ricevuto mezzo milione da un anonimo donatore e ha il supporto dell'avvocato Gloria Allred, milionaria finanziatrice d'EMA, come spiegare alla Mogherini l'accordo sull'Iran?. Sotto a chi tocca, tocca a Donald Trump, di nuovo, con grande cagnara dei giornali che lo odiano, e quelli italiani come il Corriere della Sera replicano gratis. Un'accusa di molestia sessuale non si nega a nessuno di questi tempi negli Stati Uniti, siamo in pieno shock twin stain, tra così fan tutti e non ce n'eravamo accorti, ma soprattutto a caccia disperata di pareggiare i conti. È una questione eminentemente politica infatti, perché la presunzione di morale superiore detenuta da democratici e liberali nonostante tutto, da Kennedy a Bill Clinton, approdando ora a Miramax e ai party di Obama foraggiati per milioni di dollari, non intende arretrare. A costo di crocifiggere il marrano che si è fatto scoprire ben oltre il limite della decenza. D'altra parte, rileggete il discorso di Meryl Streep, divenuto famoso, ai Golden Globes, nel quale con la lacrimuccia all'occhio lamentava la prepotenza di coloro che usano il potere per ottenere quello che vogliono, sull'istinto di umiliare che autorizza tutti a fare la stessa cosa e in questo modo sporca anche tutti gli altri intorno, e la caduta degli dei almeno per qualche mese vi sarà chiara. A Meryl, face ride. Ecco allora che la signora Summerservos tiene venerdì scorso una conferenza stampa assieme al suo avvocato, Gloria Allred, ricca e famosa e finanziatore democratico, dicendo che nel 2007 Donald Trump ha tentato di baciarla e di toccarle il seno e i genitali. Non è ritenuta credibile neanche in famiglia perché suo cugino, tale John Barry, rilascia subito una dichiarazione in cui dice che la Servos per circa 10 anni ha sempre e soltanto detto cose positive e di stima a proposito di Trump, che quando si è candidato ha convinto l'intera famiglia e amici a votarlo. Lo aveva conosciuto da concorrente del programma The Apprentice. Il cugino aggiunge che secondo lui la signora cerca attenzione a spese del presidente e che ce l'ha con lui perché nel 2016 ha ignorato una sua richiesta di partecipare alla campagna presidenziale mettendo il suo ristorante a disposizione, insomma che si tratta di una persona psichicamente fragile a caccia di attenzione e facilmente plagiabile. La circostanza viene confermata dalla segretaria personale storica di Trump, Rona Graff, che rende nota una lettera di aprile del 2016 nella quale la Servos parlava del suo ristorante e una seconda lettera di una settimana dopo, nella quale si lamentava e si diceva profondamente delusa perché Trump non le aveva risposto. A Washington si racconta che la signora abbia ricevuto $500.000 dal suo avvocato, l'Allred, per conto di un anonimo donatore democratico affinché vada avanti con le sue accuse, e che quella che ha deciso di muovere ufficialmente, diffamazione e non molestie sessuali, faccia parte di un escamotage ordito dall'avvocato. Ve la riferisco per come l'ho sentita, una voce. Ci sono altre 9 donne che hanno denunciato molestie negli anni passati, sotto a chi tocca. La CNN lamenta le spese legali sostenute dal presidente e informa i finanziatori che un dollaro ogni 10 da loro donato finisce là. A parte il fatto che per ora è una cifra modesta, chissà chi alimenta questo clima. Gli Stati Uniti sono fuori dall'UNESCO che ritengono trasformata in un covo musulmano e antisemita, e a dimostrazione che hanno ragione basterebbe la vergogna dell'aver definito le tombe dei patriarchi a Hebron un sito palestinese.
ma negli ultimi giorni Trump ha anche difeso l'eredità di Cristoforo Colombo come una grande tradizione americana da non toccare, ha parlato ai cristiani conservatori ribadendo che gli Stati Uniti rispettano le radici giudaico-cristiane e non la religione politically correct, e che dicono a Natale buon Natale, ha rimandato al Congresso senza il timbro di certificazione presidenziale l'accordo con l'Iran del 2015 stipulato assieme all'Europa e alla Russia, dichiarando che così come è contrario agli interessi nazionali americani e che lui non intende dare manforte a un regime che foraggia il terrorismo, calpesta i diritti civili e non ha abbandonato il progetto nucleare.